Italia agli europei, notte di feste e caroselli nel Vallo di Diano tra i tifosi a Wembley e anche Francesco Bonomo di Sanza. Arresto jihadista, il questore Ficarra, in provincia non c'è allarme terrorismo. Montesano, nella riserva Cereta Cognole, il 12° congresso provinciale di arcicaccia. Sala Consilina, l'associazione Vallo a Leggere si presenta con una festa di beneficenza. Musica, esce Un giorno in più, il terzo singolo della cilentana Rosanna Salati. Buonasera e bentrovati con il nostro appuntamento serale con l'informazione di Uno News. Apriamo con la festa anche nel Vallo di Diano per la vittoria degli europei, dell'Italia, degli azzurri di Mancini che hanno battuto l'Inghilterra nella loro casa a Wembley. Il Vallo di Diano è impazzito di gioia per la vittoria dell'Italia, feste e caroselli sino a tarda notte, ma vediamo come è andata da Federico D'Alessio. Siamo campioni d'Europa! Un momento aspettato dal 1968. Dopo tante delusioni, la nazionale italiana di calcio ha vinto nuovamente gli europei e ieri sera, al triplice fischio finale del match, è letteralmente scoppiata la festa in tutta Italia. E non poteva mancare all'appello il nostro Vallo di Diano. In tutti i paesi del comprensorio si è festeggiato sino a tarda notte tra cori da stadio, bandiere, fumogeni e fuochi d'artificio. E come ogni festa che si rispetti, non potevano mancare i caroselli di autofestanti che hanno bloccato il traffico cittadino in ogni dove. Sembrava di essere ritornati indietro nel tempo all'ultimo successo azzurro datato 9 luglio 2006, quello del Mondiale in Germania, per intenderci. Grandi scene di festa, tra gli altri a Sala Consilina, Teggiano, Sant'Arsenio e Polla, dove la gioia incontenibile dei tifosi si è protratta sino alle prime luci dell'alba. Persone di ogni età unite dalla soddisfazione di aver vinto un titolo così prestigioso senza alcun favore del pronostico all'inizio della competizione. Tuttavia, come spesso accade in queste occasioni, la festa ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Questa volta, fortunatamente, c'è stato soltanto un grande spavento per due ragazzi residenti a Polla, rimasti lievemente feriti durante i festeggiamenti. E a seguire la partita dell'Italia a Wembley, ieri sera c'erano pochi italiani rispetto alle decine di migliaia di inglesi. Tra questi pochi anche Francesco Bonomo di Sanza, che vive da alcuni anni in Inghilterra per lavoro. Ieri sera, così come nella semifinale, ha assistito e sostenuto gli azzurri di Mancini verso la vittoria degli europei. Ascoltiamo il suo racconto. Ma guarda, sin dal primo momento avevo delle sensazioni positive, poi appena sono entrato sugli spalti ho visto tutta quella cornice bianca di persone esultanti, cioè noi eravamo una piccola insignificante minoranza, allora là sai mi sono tremate un po' le gambe, ho cominciato a titubare, però dai, abbiamo giocato bene, l'importante è che abbiamo vinto, l'abbiamo portata a casa. Che loro hanno giocato in casa alla finale, hanno fatto un po' una divisione diciamo non troppo equa. Ci saranno stati forse 60.000 inglesi e 6-7.000 italiani, però dai, ci siamo fatti sentire. Diciamo, io sono stato tra quei pochi fortunati che ho potuto assistere sia alla semifinale che alla finale, anche grazie, come hai detto bene prima, a un nostro amico del Vallo di Diano, Fabio Santoro, che è un dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha fatto sì che riuscisse ad entrare in una priority list e comprare dei biglietti, quindi lo ringrazio anche pubblicamente ora, un amico di Sala Consilina. Ieri, sin dalle prime ore del mattino, avvertivi una sorta di tensione nell'aria, tutti gli inglesi sono riversati in strada dalle prime ore del mattino, ovviamente qui l'alcol la fa per la maggiore, quindi erano praticamente tutti ubriachi già alle 2 di pomeriggio, sotto casa mia era un'invasione di persone, tutti in strada, salivano sugli autobus, trombe, fumogeni, quindi diciamo che dal punto di vista dell'ordine pubblico anche esporre un vessillo, una maglietta, una bandiera italiana poteva essere un problema.
Indirettamente io ho visto Tafferugli perché nel settore dove dovevamo entrare noi è successo che qualcuno è entrato dentro, ha aperto le porte laterali del gate e quindi sono entrati una marea di persone senza biglietto, quindi lì è cominciato poi tra steward, polizia, tifosi inglesi ubriachi, una mega rissa che però effettivamente non ha coinvolto nessuno di noi italiani che stavamo lì nella nostra fila, però sì, l'abbiamo visti, è stato degli attimi diciamo brutti, perché poi effettivamente dopo 2 anni di mancanza di tifosi sugli spalti, rivedere queste scene fa sempre male, perché doveva essere solo una celebrazione dello sport, un momento di gioia, visto che si è potuto tornare negli stadi. Per la prima volta possiamo dire che ha vinto la nazionale che meritava, un bel calcio, una bella atmosfera, si vedevano anche dal vivo aree rilassate, veramente sono stato contento di averli potuti assistere e supportare da vicino. Questa è una nazionale che ci ha fatto emozionare quest'estate, ci ha fatto riscendere in piazza e speriamo che si riconfermino l'anno prossimo, a dicembre, nei mondiali. Ma c'è anche un lato scuro dei festeggiamenti per la nazionale italiana, perché dopo la vittoria di ieri sera agli europei si sono registrati alcuni incendi nel Salernitano, oltre a 2 feriti di cui si è già parlato nel servizio precedente. Fuochi d'artificio accesi hanno provocato diversi incendi per i quali è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È successo in particolare in Costiera Amalfitana, danni a strutture e alla vegetazione, ma fortunatamente nessun ferito. Cambiamo argomento, la cronaca: è stato arrestato nel Salernitano, precisamente a Battipaglia, uno jihadista. Si tratta di un latitante marocchino 29enne affiliato all'ISIS. A suo carico pendeva un mandato di arresto internazionale per associazione a delinquere finalizzata alla preparazione e alla commissione di atti di terrorismo, detenzione illegale di armi da fuoco, attività collettiva avente fine di attentare l'ordine pubblico e raccogliere fondi per il finanziamento di atti di terrorismo, emesso dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Rabat il 28 giugno ed esteso in campo internazionale l'8 luglio. Dopo un'articolata attività di osservazione, controllo e pedinamento integrata all'impiego di apparecchiature tecniche del servizio di polizia scientifica della Direzione Generale Anticrimine, il marocchino è stato individuato in prossimità di un bar insieme ad altri cittadini extracomunitari. Abu Al-Bara, questo il nome di battaglia, attualmente si trova detenuto nella casa circondariale di Salerno. Nella nostra provincia non c'è allarme terrorismo, ci sono controlli costanti su tutte le presenze sospette del territorio, e quanto assicura il questore Maurizio Ficarra. Ascoltiamolo. Dettagli non ne possiamo fornire, ovviamente come potete immaginare la materia è abbastanza delicata e riservata. L'arresto solamente dimostra appunto che il monitoraggio è continuo nei confronti delle attività in direzione della sicurezza antiterrorismo, e la collaborazione internazionale è stata fondamentale in questo caso, una collaborazione che ha visto interessati i servizi di sicurezza e le autorità marocchine con i servizi di sicurezza e le autorità italiane, l'ufficio centrale di prevenzione del Dipartimento della PS e le Digos di Napoli e Salerno. Fortunatamente noi siamo riusciti a identificarlo dopo la segnalazione delle autorità marocchine e l'arresto è stato compiuto in sicurezza massima. Il nostro monitoraggio è continuo, noi stiamo continuando a investigare, però non ci sono segnali di preoccupazione che attengono alla provincia. Diciamo che è un fatto logistico il fatto che lui si trovasse nella nostra provincia, ma non ci sono particolari motivi di allarme. È il secondo terrorista che viene scovato in quella zona, dove ci sono molti immigrati extracomunitari che lavorano, diciamo, la terra. C'è il rischio, insomma, che si formi qualcosa di diverso?
No, non è legata, la presenza di questo terrorista non è legata a un particolare insediamento di immigrati in una determinata parte del territorio. Noi monitoriamo continuamente gli ingressi e le uscite dal territorio, noi abbiamo sempre la situazione sotto controllo ed è casuale che sia stata quella la zona del territorio dove è stato arrestato, ma non è assolutamente legata alla presenza di determinati immigrati che si trovano in aree di questa provincia. Noi, indipendentemente dalle attività quotidiane che voi sapete spaziano in vari versanti, noi continuamente monitoriamo tutti gli ingressi e le uscite dal territorio provinciale, noi monitoriamo attraverso i siti web e internet la situazione per quanto riguarda i vari movimenti e ci teniamo in contatto a livello internazionale con tutte le autorità, quindi con il coordinamento centrale a livello investigativo della Direzione di Prevenzione e a livello giudiziario della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno abbiamo la situazione sotto controllo. E lasciamo la cronaca, andiamo a Montesano sulla Marcellana, la riserva regionale dei Cerreta Cognole di Montesano, ubicata tra Montesano e Casalbuona, ha ospitato sabato scorso il 12° congresso provinciale di arcicaccia a Salerno, il Vallo di Diano, protagonista quindi dell'iniziativa che punta al coinvolgimento di tutti i territori nelle decisioni che riguardano il mondo della caccia e che puntano anche al riconoscimento del ruolo del cacciatore nel mantenimento dell'ecosistema e del controllo della fauna selvatica, visti spesso come nemici dell'ambiente e degli animali. I referenti di Arcicaccia Nazionale e Provinciale presenti all'evento svoltosi a Montesano, grazie all'impegno del responsabile di Arcicaccia Buonabitacolo, Franco Abbatemarco, hanno voluto evidenziare come il cacciatore va innanzitutto visto come la sentinella dell'ambiente impegnato nel garantire la sopravvivenza delle specie protette e controllare il territorio per verificare eventuali atti di inciviltà. Presso l'affascinante area verde di Cerreta Cognole, accolti dal responsabile locale Franco Abbatemarco, sabato scorso c'era il presidente nazionale di Arcicaccia Cristian Maffei, il presidente provinciale Luigi Botta e il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi. Il congresso è stato incentrato sull'elezione degli organismi che parteciperanno al congresso nazionale di Chianciano in programma il 10 e 11 settembre. Ma ascoltiamo le interviste realizzate in occasione del 12° congresso provinciale a Montesano. Non c'è caccia senza ambiente. I cacciatori sono le sentinelle dell'ambiente, sono coloro i quali producono fauna e ambiente. Sono coloro i quali che d'estate, quando gli altri vanno al mare, loro fanno prevenzione incendi. E per quanto riguarda la nostra associazione, noi abbiamo fatto la prevenzione incendi con il gruppo Carabinieri Forestale della provincia di Salerno per l'avvistamento degli incendi. E la caccia non è quella che viene detto un ambiente di distruttori e quant'altro. Noi siamo i fautori di fauna e ambiente. Noi siamo coloro i quali, diciamo così, ha cura la difesa dell'ambiente e delle specie, diciamo così, che sono in un'esistenza precaria. E quindi noi queste specie le difendiamo affinché opere di bracconaggio non vengano perperate nei confronti di queste specie che sono molto deboli. C'è un argomento che riguarda il mondo venatorio e dove vogliamo portare la caccia da qui ai prossimi 20 anni, perché non la vogliamo solo far sopravvivere, la vogliamo far tornare ad essere accettata, capita e in qualche modo anche condivisa all'interno della società italiana. L'altro tema fondamentale, lo vedete su tutti i giornali, è come la caccia può aiutare a risolvere una serie di problemi che oggi abbiamo nelle zone come queste, nelle zone rurali, con la proliferazione di tutta una serie di specie che danneggiano pesantemente i nostri principali amici sul territorio, che sono gli agricoltori. Tra l'altro molto spesso la figura dell'agricoltore si abbina a quella del cacciatore, quindi c'è tutto un nostro mondo in sofferenza e la caccia vuole essere un elemento di soluzione dei problemi. Non vogliamo più essere percepiti come una parte dei problemi. A noi interessa che le foreste siano tutte sane, non con incendi, cose, perché
quando succede un incendio e si incendia un bosco, muoiono pure gli animali, quindi è anche per noi che non possiamo più andare a caccia in quella zona, innanzitutto perché lo vieta la legge, secondariamente muoiono pure gli animali o si spostano. E poi c'è il problema grosso dei cinghiali, noi cerchiamo di collaborare con gli agricoltori, tant'è che il Presidente nazionale ha messo in campo di fare una proposta per collaborare con gli agricoltori per cercare di attutire questo problema. Se abbiamo fatto la scelta di ritornare in arcicaccia, perché noi eravamo già con l'arcicaccia, e perché c'è oggi una nuova politica per quanto riguarda le attività venatorie sul territorio nazionale, che tra l'altro è anche il curare l'ambiente, il curare la natura, cosa che a noi come cacciatori, ma oltre che come cacciatori, io credo anche come semplici cittadini, non può che essere positivo, e saremo naturalmente tutti quanti felici di far crescere questa associazione, anche perché alla tutela della caccia e dei cacciatori. Siamo degli ambientalisti che siamo sul posto, che siamo in prima linea. Noi siamo quelli che non vogliamo che i boschi si incendiano, si inquinano, vogliamo una natura protetta. Invece troviamo molti, ma non tutti, molti ambientalisti che praticamente dalle poltrone di casa fanno gli ambientalisti. Non sanno, molti non sanno nemmeno questo posto. Le specie di animali che si devono proteggere, quelli là che vanno in esubero e portano danni, gli animali nocivi. Noi siamo quelli che praticamente queste cose le sa e cerchiamo di gestire al meglio questo tipo di natura che è bilanciata con, tra il prelievo e la crescita e la nascita. E parliamo ora di Covid, positivi in aumento in Campania, che rischia di lasciare la zona bianca per quella gialla. Nuovi contagi si registrano anche nel Vallo di Diano, stando ai dati dello scorso weekend. Vediamo. La variante Delta continua ad avanzare in Italia, l'incidenza più alta è stata registrata in Abruzzo e nelle Marche. È necessario ora ridefinire i parametri che servono a stabilire i profili di rischio per le regioni. Secondo i governatori, alla luce della campagna vaccinale in corso, vanno cambiati. In Campania il tasso è più alto di luglio 2020, allora senza vaccini, ma conforta la situazione delle terapie intensive, con un calo dei posti occupati in 48 ore di 5 unità. E non sono stati registrati decessi nello stesso arco temporale. Nel Salernitano si mantengono ancora sotto quota 100 i casi rilevati nell'ultima settimana, ma si conferma la risalita dei contagi in provincia, che resta sopra la media. Tornano i casi anche nel Vallo di Diano. Sono 99 gli infettati emersi nel Salernitano nella settimana 5-11 luglio, in leggero aumento rispetto agli 83 della settimana precedente. 27 i casi di sabato, 1 ad Agropoli, Angri, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Corbara, Santa Marina e Scafati, poi 5 a Buonabitacolo, 3 a Capaccio Pestum, 4 a Casalvelino, 2 a Sala Consilina, 3 a Salerno e Teggiano. 15 su 366 test processati, i tamponi positivi comunicati ieri dall'unità di crisi, per un tasso di incidenza del 4,4%. Di questi, 1 a Baronissi, Battipaglia, Sala Consilina e Salerno, 2 a Casalvelino e Moio della Civitella, 3 a Scafati e 4 a Vallo della Lucania. Alcune regioni potrebbero rischiare di finire in zona gialla, tra queste proprio la Campania. Entro 3-4 settimane, infatti, alcune parti d'Italia lasceranno la fascia bianca, passando a chiusure e coprifuoco. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG. Andiamo a Sala Consilina, dove sabato sera grande festa per i soci della neonata Associazione Culturale Vallo a Leggere, che si è presentata ufficialmente al territorio con una festa di beneficenza a favore dell'Associazione San Filippo Fighters, che si occupa dei bambini affetti da una malattia rara, la San Filippo, una malattia da accumulo lisosomiale, ossia da accumulo di macromolecole che non vengono correttamente smaltite dal corpo e che pertanto si accumulano nei tessuti a causa della carenza di enzimi lisosomiali. È una malattia neodegenerativa i cui sintomi si presentano nell'infanzia a partire dai 2-4 anni di età.
con disturbi comportamentali. L'associazione Vallo a Leggere, nata per diffondere la cultura tra la cultura nella serata di gala per presentarsi al territorio, ha voluto anche creare un evento benefico rivolto ad un bimbo del Vallo di Diano affetto da questa rarissima malattia. In una serata di divertimento e allegria regalata anche al piccolo ospite e alla sua mamma, protagonisti assoluti della serata, il presidente Antonio Lullo insieme al consiglio direttivo dell'associazione hanno voluto anche accendere i fari sull'importanza della ricerca, fondamentale per riuscire a dare speranza di vita e benessere a tanti bambini come il piccolo bimbo del Vallo di Diano colpiti da patologie invalidanti di cui l'origine è poco nota. Per fare ciò, nella serata di sabato i membri di Vallo a Leggere hanno accolto a Sala Consilina anche la presidente nazionale dell'associazione San Filippo Fighters, Katia Moletta, e il ricercatore di TGEM di Napoli, Alessandro Fraldi, che hanno accompagnato il piccolo protagonista della serata e la sua mamma alla festa, che è stata innanzitutto occasione per la raccolta fondi e per sostenere la ricerca contro questa malattia. Ma ascoltiamo le interviste realizzate sabato sera. Abbiamo pensato di fare questa serata perché, visto che noi incontreremo i nostri soci e visto che c'è questa realtà all'interno del Vallo di Diano di un caso della San Filippo, che appartiene all'associazione San Filippo Fighter, che è un'associazione nazionale, abbiamo pensato di invitare i nostri soci di non fare solo una festa per incontrare tutti quanti, ma anche per un momento di beneficenza e di aiuto all'associazione. Abbiamo pensato di fare questa associazione proprio perché abbiamo visto che il Vallo di Diano e il Tanagro sono zone ricche di cultura, anche ricche di bellezza, e allora abbiamo pensato di unire le due cose e creare degli eventi culturali itineranti. Infatti noi gireremo tutti i paesi del Vallo di Diano e del Tanagro con le nostre iniziative, ogni volta in un posto diverso, proprio per far conoscere soprattutto anche i centri storici, che abbiamo visto che sono belli ma poco conosciuti dal resto della provincia di Salerno. Questo ci stiamo impegnando, abbiamo fatto già due attività nel mese di giugno, una a Caggiano e una a Padula, e continueremo ancora poi, tranne la pausa estiva, dal mese di settembre riprenderemo il nostro itineraria, così si chiamano i percorsi che noi facciamo culturali all'interno dei paesi del Vallo di Diano e del Tanagro. Allora, San Filippo Fighters nasce meno di un anno fa, fine luglio, e nasce proprio con l'intento di aiutare la ricerca italiana e mondiale di una malattia molto rara che si chiama sindrome di San Filippo. Ecco perché il nome San Filippo Fighters. E come dice il nome, siamo dei combattenti, nel senso che i nostri bimbi affrontano ogni giorno una malattia neurodegenerativa, per cui oggi non c'è una cura, e che ahimè regala loro grandissime sofferenze e una vita molto breve. C'è però speranza, la ricerca è promettente, c'è ricerca tra l'altro in due centri molto prestigiosi qui di Napoli, il Change nell'Università di Napoli e il TGEM, che è un centro Teleton, ricerca proprio specifica sulla malattia della sindrome di San Filippo, e noi come associazione da allora ci impegniamo proprio per aiutare attivamente la ricerca, le famiglie che vivono e i ragazzi, insomma, che vivono questa condizione. Speriamo, insomma, di farlo al meglio. Questa malattia fa parte di un gruppo un pochino più ampio di malattie simili che non sono neanche tanto rare, hanno un'incidenza quindi di 1 su 5.000, quindi un nato su 5.000 ha una malattia simile alla San Filippo. Ora, a Napoli ci sono diversi gruppi che si occupano di questa malattia, incluso il mio. Devo dire che la ricerca negli ultimi 10 anni ha fatto tantissimi passi. Adesso ci sono dei trial clinici, quindi sperimentazioni cliniche in cui si stanno sperimentando nuovi approcci terapeutici, quindi direi che siamo abbastanza vicini a trovare finalmente una cura per questa patologia rara ma molto molto severa, che purtroppo colpisce i bimbi, quindi è una malattia pediatrica. Andiamo ora a Buonabitacolo, dove sabato prossimo 17 luglio si terrà una visita guidata notturna alla scoperta delle bellezze barocche del paese con letture drammatizzate e la guida del sindaco. Vediamo.
Un evento che mette insieme arte, cultura e spettacolo e che sarà anche un'occasione di valorizzazione delle bellezze del territorio in un orario inconsueto per le visite guidate, si terrà a Buonabitacolo sabato prossimo, 17 luglio. Al centro della serata ci saranno i luoghi più belli del paese che saranno raccontati attraverso un percorso drammatizzato con il sindaco nella veste di accompagnatore. L'iniziativa di carattere artistico-culturale che sabato 17 luglio si svolgerà a partire dalle 22 è denominata Visita notturna ai tesori di Buonabitacolo. È dunque prevista una visita guidata tra i gioielli barocchi del paese e in particolare si potrà ammirare la bellezza delle cappelle gentilizie di San Domenico, di Santa Maria degli Angeli e di altri particolari nascosti tra le viuzze del centro storico. Sarà il sindaco Giancarlo Guercio ad accompagnare i visitatori attraverso un percorso drammatizzato su testi interpretati dall'attrice Rosita Speciale. L'iniziativa, promossa dalla amministrazione comunale, viene organizzata in collaborazione con i ragazzi del servizio civile di Buonabitacolo. Sabato prossimo, 17 luglio, ha affermato il primo cittadino, avrò il piacere di accompagnare un gruppo di massimo 20 persone tra i tesori barocchi di Buonabitacolo. Una visita notturna che inizierà alle 22 e che sarà accompagnata da alcune letture drammatizzate dall'attrice Rosita Speciale. I gioielli esclusivi che visiteremo saranno la Cappella di San Domenico e quella di Santa Maria degli Angeli, ma scopriremo anche alcuni particolari non molto noti. Per partecipare è necessaria la prenotazione. E ora la musica. Esce Un giorno in più, il terzo singolo della cantautrice cilentana Rosanna Salati, un brano che parla della vita. Vediamo. La cantautrice cilentana Rosanna Salati presenta il suo terzo singolo, si intitola Un giorno in più, estratto dall'EP d'esordio Aria di settembre. Il singolo arriva dopo l'uscita dei brani When Heard e Blues del giorno dopo, il primo un brano elettronico dalle tematiche ambientaliste, il secondo un blues contemporaneo sulla violenza di genere. Un giorno in più è un brano dal sapore world che si rifà allo stile da strada su cui Rosanna si è formata durante i suoi live fatti di brani composti da loop e beatbox, miscelati alla grinta del suo canto. La canzone, racconta la cantautrice, è nata mentre stavo strimpellando la chitarra sul divano un pomeriggio di una fosa estate di 2 anni fa. Arpeggiando ho iniziato ad improvvisare melodia e testo, ispirandomi ad una poesia che avevo scritto tempo addietro, al ritorno da un viaggio in Puglia. La strofa, Terra rossa sulle mie mani, si ispira proprio al colore della terra pugliese. Dopo due brani dalla forte tematica sociale, Rosanna Salati torna dunque con un singolo intimista, concentrandosi sulle proprie emozioni, pulsioni e i propri stati d'animo. Il testo, ha spiegato ancora Rosanna, parla di un rapporto molto forte tra il paesaggio esterno, la natura, e il paesaggio interno, personale. Parla della vita, il cammino che faccio e che credo ognuno di noi compie è basato su obiettivi che ci prefissiamo ogni giorno, da qui il titolo Un giorno in più, per realizzare i nostri obiettivi. La copertina del singolo è stata realizzata da Simone Nocera, che ha ben intuito la componente impressionista del brano. Ed era questo l'ultimo servizio di oggi. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.